Benvenuti in Autos. Oggi scopriamo assieme EcoSport nell'allestimento sportivo ST Line. Questa versione di EcoSport è un MCA, ovvero un restyling del modello lanciato nel 2015 in Europa, e attraverso un restyling molto pesante nel 2018 è stata introdotta la versione inedita ST Line per EcoSport ed è stata di molto alzata quella che è la qualità costruttiva. L'allestimento ST Line si contraddistingue per il tetto a contrasto con abbinate le calotte per gli specchietti, barre al tetto nero, la calandra ha listelli orizzontali nero lucidi che riprende quanto già visto su Kuga e su Edge, i fari bruniti con luci diurne a LED e nella parte bassa del paraurti degli elementi in tinta carrozzeria vicino ai fendinebbia, nonché questi bellissimi cerchi in lega da 17 pollici bruniti. Proseguendo sul lato troviamo le minigonne in tinta carrozzeria e i vetri privacy. La base decostruttiva di EcoSport è Fiesta. L'ottima abitabilità di Fiesta viene ulteriormente enfatizzata in senso verticale su EcoSport. Sul fronte della sicurezza, EcoSport ha di serie ben 7 airbag, il sistema di frenata d'emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti, il pre-collision, il riconoscimento dei segnali stradali, cruise control e limitatore di velocità. Infatti i materiali nella plancia, soprattutto nella parte alta, sono soft touch e la plancia stessa è dominata dallo schermo a sfioramento da 8 pollici del Sync 2.5 dotato di radio DAB, connessione Android Auto ed Apple CarPlay per effettuare il mirroring delle applicazioni attraverso lo smartphone, è dotato anche di 4Pass Connect, il sistema che attraverso lo smartphone e una SIM integrata all'interno della vettura mi permette di aprire e chiudere le portiere a distanza, controllare sempre la posizione in cui si trova il veicolo e andare a monitorare lo stato di salute del veicolo, ad esempio il livello del carburante, la vita utile dell'olio oppure la pressione degli pneumatici. Nel tunnel centrale troviamo il climatizzatore automatico di serie e due prese USB con le quali è possibile collegare il nostro telefono all'interfaccia Sync. Come ogni vettura della gamma ST Line, anche su EcoSport troviamo un volante rivestito in pelle traforata con cucitura a contrasto e tagliato in basso, i sedili sportivi molto contenitivi con cucitura a contrasto e misto pelle tessuto e la pedaliera sportiva in alluminio. Sul fronte delle motorizzazioni, EcoSport ST Line è disponibile con il benzina 1000 EcoBoost pluripremiato, 3 cilindri turbo da 125 cavalli, abbinato al cambio manuale a 6 rapporti, oppure con il diesel 1500 4 cilindri EcoBlue da 95 cavalli, anch'esso abbinato al cambio manuale a 6 rapporti. Entrambe le motorizzazioni soddisfano già la normativa Euro 6.2. Al posteriore troviamo i paraurti dedicati con integrati sensori di parcheggio posteriori e questo estrattore che ha finalità puramente estetica di colore nero lucido. Il tanto discusso portellone mantiene l'apertura al libro, che permette però di avere due step di apertura, l'apertura totale ed un primo step a circa 30 gradi che già mi consente di inserire o prendere delle buste all'interno del bagagliaio, qualora avessi una macchina parcheggiata molto vicina all'EcoSport. Una volta spalancato, permette di avere accesso a una bocca di carico veramente notevole, in cui posso sfruttare tutti ben 334 litri di capacità di carico, che possono essere portati a 1200 circa abbattendo la seconda fila. Il doppio fondo regolabile di serie permette di utilizzare o un doppio fondo oppure andare a sfruttare al massimo, nel livello più basso, l'altezza di carico del vano bagagli. EcoSport è una vettura molto apprezzata per la posizione di guida rialzata, l'ottima maneggevolezza nel traffico e delle dimensioni esterne contenute. Per ricevere maggiori informazioni vi aspettiamo online tutti i giorni in videochiamata. Contattateci!